Alessandro Portinaro ha partecipato al premio Comunità Forestali Sostenibili 2016, un premio che valorizza le attività di gestione del patrimonio forestale e delle aree interne. L'ANCI ha protagonizzato questa iniziativa perché? Perché ANCI come associazione dei comuni ovviamente è molto attenta e molto impegnata al tema della gestione sostenibile, di uno sviluppo attento, e perché il patrimonio boschivo e forestale dei nostri comuni è di grandissimo livello e serve aumentare sia il livello di attenzione che di difesa di questa grande ricchezza. Poi, per quel che mi riguarda, essendo in un comune che ospita un bosco di 600 ettari, ancora più felice di essere qua. Il premio, proprio nel suo nome, porta la dicitura comunità, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Penso che sia ancora più importante questo contenuto del premio. Ma assolutamente, credo che sia davvero anche l'elemento di forza di questo premio, cioè riuscire a leggere e ad approcciarsi al tema della tutela boschiva e forestale non soltanto preservando l'esistente, ma immaginandolo come un patrimonio di comunità, quindi come un patrimonio vivo in cui le relazioni tra uomo, tra la comunità e la natura debbono essere le più strette possibili e le più proficue possibili. Quindi i boschi vivono quando sono un patrimonio di comunità.